bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro un felice nuovo giorno con divertimento, fortuna e felicità con i vostri cari. Oggi è venerdì 30 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Leone, via un papa, se ne fa un altro. Se il lockdown per voi è coinciso quasi con una rottura, avvenuta poco prima, con un lungo proseguo in solitudine, ora sentite che il cuore, come un bruco ritardatario, torna a fremere. E batte le alucce, cercando di forare il bozzolo. Magari qualcuno su social vi ha intrigati oppure è l'amato, vituperato ex che all'improvviso si rifà vivo. Insomma, la ripartenza per voi ha un doppio significato. Ricomincia il lavoro ma non solo. Problemi per chi con il partner lontano o fuggito altrove per disperazione, si ritrova con i pupi da gestire. Nasce tra voi uno strano sodalizio, che vi fa finalmente capire quanto sia stato impegnativo il ruolo dell'ex, che cominciate a rimpiangere e magari provate a ricontattare. Uomo di media età, potrebbe essere anche il fidanzato, il marito, un giovane genitore, un buon lavoratore che ha consolidato la sua posizione economica, un professionista che vive in condizioni agiate. Possibili entrate finanziarie improvvise, fortuna al gioco. State più vicini al partner perché adesso ha bisogno di voi. Non isolatelo perché potreste pagarne le conseguenze. Il profumo dovrebbe essere il mistero che avvolge la vostra personalità, aiutatevi con il trucco. Un buon fondotinta, un rossetto magnetico e uno smalto brillante potrebbero accompagnare un profumo che descriva la vostra personalità. Prospettive insufficienti o scarse, l'umore non vi aiuta, i pianeti non vi sono propizi. Amerai stare tra la gente. Una vantaggiosa offerta di lavoro. Novità piacevoli. LL Lavoro, per quelli che ce l'hanno, andrà a gonfie vele. Sarai brillante. Cambierai opinione spesso. Non aspettarti molto dagli altri oggi. Prima di tutto cercate di fare le scelte giuste, ma soprattutto cercate di farle. Restare impassibili agli eventi di oggi è davvero complicato. Sarete chiamati a delle scelte che potrebbero essere decisive per il vostro futuro. Prendetevi del tempo per voi, iniziate a fare le cose che desiderate veramente. Non sprecate il vostro tempo inseguendo chimere, siate pratici come non mai. Giornata ideale per risolvere questioni complicate e spinose che si trascinano da tempo. Portate a termine i vostri progetti anche con trattative adatte. Apprezzate di più gli slanci del partner. Non date sempre per scontata la sua presenza. Potrebbe costarvi caro questo atteggiamento. Se ultimamente un rapporto sta vacillando e non provate più quel sentimento che in precedenza vi aveva spinto verso questa persona, forse è giunto proprio il tempo per dirsi addio. Ancora un po' d'ansia per alcuni di voi, per una storia d'amore che non prende quota o per una risposta che non si decide ad arrivare. Non cercate di mischiare affari e vita privata nella giornata di oggi. Soprattutto, non cercate di amalgamare forzatamente la vostra compagnia lavorativa con quella al di fuori. Sarebbe meglio concentrarsi su altro, come ad esempio il lavoro o gli amici o altri affari, invece di perdere il vostro tempo dietro a situazioni frivole o incerte. Orizzonte che vi mostra l'addensarsi di qualche nuvola passeggera in questa giornata di fine aprile. Mercurio, Sole e Urano abitano stabilmente il segno nemico amatissimo del Toro. Si possono notare variazioni del vostro umore, saranno probabili anche lievi contrattempi familiari, necessità di occuparsi dei parenti, incombenze che magari contribuiscono a limitare alcuni vostri programmi fatti in precedenza con gli amici. La forma psicologica più che quella fisica può risentire di lievi momenti di nervosismo. Questa negatività astrale può obbligarvi a stare un po' più in campana nei piaceri della buona cucina e in quelli del buon vino. Rispetto all'inizio del mese i conflitti in famiglia sono molto diminuiti e questo vi permette di concentrarvi meglio sul lavoro, dove potreste essere alle prese con una scadenza importante. Giornata positiva per il segno del Leone, soprattutto in amore. La luna non crea più problemi da questo punto di vista, anche se sul lavoro si faticherà un po', ma voi siete dei combattenti. Il vostro metodo di lavoro potrebbe interessare diverse persone, soprattutto quelle carenti di fantasia e creatività. Questo dovrebbe spingervi ad essere un pochino più cauti nei confronti di chi vi chiede sempre informazioni. Non potete elargire notizie preziose su cose che vi riguardano da vicino, troppo da vicino, e che potrebbero cambiare completamente la vostra visione della vita e delle cose.
solo due stelle importanti quest'oggi in cielo, una delle due estremamente positiva, ma l'altra profondamente negativa. Nel primo caso puntate sulla luna di fuoco entusiasta ed ottimista in trigono al vostro segno, nel secondo guardatevi da Saturno algido e punitivo all'opposizione. Nonostante la presenza di Giove tenti di placarlo, i due sono ormai troppo distanti per chi riesca nel suo intento. Amore ed Eros, situazione altamente contraddittoria negli affetti, amate appassionatamente la vostra dolce metà che oggi è più amara di una radice di genziana. Non vi sentite corrisposti e, anche se questa impressione è un colpaccio per il vostro orgoglio, testardi come può esserlo solo un nativo di un segno fisso come il vostro, continuate ad amarla e a restarle attaccati, seppure apparentemente chiusi nella vostra torre d'avorio. A compensare le vostre carenze in questo difficile momento i vostri bellissimi pupi, il loro abbraccio vi scalda il cuore e vi conferma che, comunque vadano le cose, avete fatto la scelta giusta. Se siete single, gli astri vi presenteranno occasioni molto promettenti, sta solo alla vostra sensibilità gestirle al meglio. Se siete in coppia, avrete le giuste possibilità di rinsaldare il vostro rapporto. Grazie agli influssi di una magnifica luna, presente nel segno amico fidato del Sagittario, riuscite ad adattarvi al rapporto d'amore che state vivendo in maniera eccellente. E a costruirlo, questo legame, pian piano, mattone su mattone. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 12 del mese di agosto. Lavoro e denaro, ancora preoccupati per le lungaggini burocratiche che non vi consentono di entrare in possesso del bonus promesso dagli enti governativi. Se avete messo in piedi una società, ora il socio minaccia di alzare i tacchi e andarsene. Forse ha perso entusiasmo per l'impresa o forse la mancanza di riscontri pratici lo ha smontato al punto di darvi il bie-bie. Opponetegli la vostra logica con un ragionevole contraddittorio, ma se non è disposto a smuoversi di un millimetro tanto vale che vi lasci subito. Non spendete più di quanto possedete perché anche se il lavoro va bene questo non significa che durerà in eterno e quindi anche i vostri risparmi non dureranno in eterno. Le vostre risorse segrete vi vengono in soccorso oggi in relazione a un'urgenza che si verifica nel luogo dove svolgete la vostra attività e dove saprete dimostrare tutta la vostra abilità e competenza mettendoci anche un pizzico della vostra nota generosità. Raccoglierete poi stima, consensi, approvazione da più parti. Benessere, mal di schiena, di ginocchia, di spalle. Neanche fosse autunno inoltrato, invece la primavera è un'esplosione di colori e profumi, ma in questo mondo così stonato anche le stagioni hanno perso i loro caratteri e il corpo le segue. Il transito della giornata ti fa notare i tuoi successi più dei tuoi fallimenti, e questa è una grande cosa. Scopri tutte le cose che fai bene, che non necessariamente vengono notate o elogiate da altre persone. Per lei, voglia di pancione, ma senza un compagno accanto. Che fare? Volendo potreste, basta averne il coraggio, ma poi vi domandate se convenga o meno. Per lui, riaprono bar e ristoranti, sinonimo di svago e di relax, ma con chi andarci? Attorno a voi il vuoto, vorrà dire che anche stasera la vostra compagnia sarà la musica. Colore delle emozioni, caffè. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 5. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.